Guardate che spettacolo, quello cassata e questo semplice. Andiamo a preparare. Allora, prendiamo una ricotta di pecora tipo romana, abbastanza solida. Vedete come è ben solida nel mio video. In tal caso, fosse molto umida, meglio metterla a scolare, diciamo, almeno un giorno per togliere tutto il sero. Inseriamo lo zucchero a velo in un'unica soluzione. Potete anche inserire in due o tre fasi. Ma io ho visto già la consistenza della ricotta che è buona, quindi possiamo inserire benissimo tutto lo zucchero a velo e andiamo a mescolare. Normalmente vi ricordo che se la macina della ricotta è molto molto spessa, cioè granulosa, va setacciata, mentre nel mio caso non c'è bisogno, guardate com'è liscia. Con lo zucchero a velo si va a fare una vera crema di ricotta. Fatto ciò, andiamo a pulire bene tutta la pentola perché comunque la metteremo in frigo. Guardate com'è solida la ricotta, così deve essere la ricotta per cassate e anche per le cassatine, è molto importante. Copro con pellicola e voilà, vado a fare il pan di Spagna che vi ricordo che vi lascio il link in descrizione in modo ovale, in questo modo, vedete, ha una forma piuttosto ovale. Andrò a fare sia i raffioli semplici che quelli ripieni con cassata. Vado a completare la teglia, guardate, e vado a infornare. Guardate che spettacolo, sono belli ovali. In teoria devono essere ovali, se non ci riuscite potete fare anche tondi. Vado a infornare, il tempo di cottura e il forno è indicato in sovraimpressione. Adesso andiamo a tagliarli quando sono ben freddi. Vedete, sono anche morbidi e freddi. Quelli semplici andranno messi come stanno, ovviamente, con l'albicocca sopra. Questi con la cassata verranno tagliati centro alto di ogni pezzo, non proprio la metà, il centro alto di ogni pezzo. Io ne vado a fare 8 con cassata con questa ricetta. La ricotta, se la preparate, la crema di ricotta il giorno prima è l'ideale. Io l'ho preparata il giorno prima, guardate che spettacolo questa crema di ricotta. Andiamo a aromatizzare con gocce di cioccolato, liquore strega, vaniglia, tutti gli aromi che voi preferite. A me piace soltanto con gocce di cioccolato e un pizzico di vaniglia, nessun liquore e niente. Vado a girare con gocce di cioccolato, ovviamente a piacere. E vado a riempire con un sacco a poche, vedete questo qua usa e getta. Vado a riempire, vado a fare un foro, un cappuccio abbastanza piccolo, questo sacchetto abbastanza piccolo, vado a fare un buco abbastanza, un foro abbastanza largo, in modo tale da agevolare la lavorazione e non andare in difficoltà, diciamo, nell'imbottitura. Vado a imbottire in questo modo molto alto, in modo tale da avere un raffiolo ben imbottito e saporito. Faccio vedere da vicino. Eccoli tutti quanti insieme. Adesso vado a preparare la pasta di mandorla, una semplice pasta di mandorla per mettere all'esterno. Vedete, ho una pasta di mandorla 1 e 1 alla classica, una parte di zucchero e una parte di mandorle. La vado a lavorare e la faccio di colore verde. Adesso vado a lavorare con le mani e zucchero a velo, vado a schiacciare. Uso un mattarello per agevolare lo spessore, faccio molto prima, vado a tagliare delle strisce. A voi ovviamente è molto personale lo stile di mettere la pasta reale sulla pasta di mandorla sul raffiolo. Io bagno con un po' d'acqua e zucchero per far aderire la pasta di mandorla sul raffiolo. Vado a mettere in questo modo, faccio un rettangolo secco e lungo, diciamo così, come diciamo a Napoli. Ecco, vi faccio vedere come sono venuti. Li mettiamo in freezer per prima di glassarli. Adesso prendiamo i raffioli semplici, che saranno quelli semplici. Vado a mettere, prendo i più bellini, vado a mettere su un foglio di carta da forno. Vedete sulla mia sinistra, alla mia destra, sulla vostra sinistra c'è l'albicocca che ho cotto precedentemente sul fuoco per farla restringere. Si mette l'albicocca per usanza a Napoli sul raffiolo semplice. L'albicocca, quando è cotta sul fuoco per almeno 5 minuti, va a restringersi nel raffreddamento, quindi diventa una patina all'esterno e anche come sapore per i raffioli semplici.
visto che non hanno nessun sapore, vi ricordo che in questo pan di spagna andiamo a mettere anche il limone come aroma. Adesso andiamo a sciogliere lo zucchero fondente sul fuoco, mettiamo una tazzina di acqua, poi man mano con la fiamma moderata, vediamo che man mano che si scioglie lo zucchero vado ad aggiungere la quantità di zucchero per far salire il livello. Vedete che è arrivata a questa consistenza, è molto molto liquida deve essere. Voilà, con raffioli ben congelati o freddi di frigorifero, vado a glassare, vedete, uno per volta vado a fare un tuffo all'interno. Io vado a glassare in questo modo per abitudine, perché in pasticceria abbiamo l'abbondanza, quindi vi ho dato in ricetta la quantità di zucchero un po' superiore giustamente per far fare un bel tuffetto ogni raffiolo in questo modo. Vedete che io ho preparato dei fogli di carta da forno rettangolari per mettere sopra i raffioli quando li devo togliere dalla rete. Preparato rete con foglio di carta da forno sempre sotto per non sporcare tutto il tavolo, come sempre. E voilà, ragazzi, guardate che spettacolo! Adesso andiamo a preparare quelli semplici, sempre raffreddati con l'albicocca all'esterno che è diventata fredda. Vado a glassare in questo modo. Ho messo un po' di limone, aroma limone o limone grattugiato nello zucchero fondente per dare sapore, come di tradizione a Napoli. E voilà, ragazzi, il gioco è fatto. Vado a completare tutti i raffioli semplici. Quando sono raffreddati tutti i raffioli, sia a cassata che quelli semplici, sono facili da maneggiare. Guardate, sembrano dei gioiellini. Vado a completare un bel vassoio. Si staccano facilmente anche dalla carta da forno i raffioli semplici. Non c'è bisogno di mettere ostia o foglio di carta da forno per non farli attaccare. A me, no, fortunatamente non si attaccano. Ragazzi, mi raccomando, se è piaciuto questo video, come sempre, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi sui miei canali social, YouTube, Simone Esposito Pasticciere, Facebook, Instagram e TikTok. Ragazzi, ci vediamo per la prossima ricetta. Guardate il taglio del raffiolo a cassata, che spettacolo! All'interno tutto stratificato con pan di spagna, cassata, crema di ricotta, ovviamente, pan di spagna, pasta di mandorla verde e zucchero molto sottile ma bianco. Attenzione, questo è zucchero bello sottile ma è molto bianco di colore, vuol dire che è un bel lavoro. Ragazzi, alla prossima ricetta, un bacio a tutti da Simone Esposito, pasticcere.